Benvenuti! Con questa serie di podcast vorremmo proporre una chiave di lettura che auspichiamo nuova e originale del femminismo contemporaneo e dei suoi dintorni. Svolgeremo dunque alcune riflessioni applicando al femminismo, ai suoi capisaldi e ai suoi slogan alcuni concetti derivati dal campo delle scienze evoluzioniste, discipline che negli ultimi 40 anni si sono potentemente sviluppate e che sono arrivate a svelare con particolare rigore scientifico la radice di gran parte dei comportamenti e delle emozioni umane. Il risultato delle nostre analisi deriva da una imponente quantità di studi scientifici che, per correttezza, citeremo sempre integralmente nella descrizione del podcast, di modo che l'ascoltatore più curioso possa verificare le fonti o approfondirle. Buon ascolto! Chiunque abbia seguito con attenzione il percorso culturale del femminismo in tutte le sue ondate avrà notato due aspetti in particolare. Il primo è che sotto il richiamo costante alla parità dei diritti tra donne e uomini si nasconde in realtà un impegno focalizzato non sulla parità in sé e per sé, ma sull'avanzamento della sola sfera femminile in contrapposizione con quella maschile. Non che si tratti di qualcosa di illegittimo, ovviamente, ma va sottolineato come sotto la scorza retorica della parità di fatto si nasconda un'ondata conflittuale che individua uno e un solo nemico, l'uomo. Il secondo aspetto è che a più riprese il concetto di parità si è mescolato e confuso con quello di uguaglianza. Mentre il primo aveva ampi margini di legittimità in quelle brevi e saltuari fasi storiche dove diritti e doveri sanciti dagli ordinamenti erano disallineati con la realtà delle persone in quel momento, il secondo scivola verso un'ambizione che lambisce l'utopia o l'assurdità. Mirare all'uguaglianza significa sottintendere che donne e uomini sono uguali e, come abbiamo già visto, è intrinseco alle ambizioni femministe non l'obiettivo di stimolare lo sviluppo di un'identità femminile originale e con radici profondamente e orgogliosamente confitte nella femminilità, bensì quello di trasformare di fatto le donne in uomini. Per quanto assurdo appaia, per il femminismo l'uomo è il nemico, sì, ma anche un modello da emulare, un traguardo da raggiungere. Se non che tutto ciò è come sempre del tutto contronaturale. Per quanto banale possa essere ribadirlo, in natura esistono soltanto due sessi, quello femminile e maschile, con numerose caratteristiche in comune, certamente, ma anche un gran numero di incolmabili diversità radicata a una profondità proporzionale alle ere che ha impiegato l'evoluzione per definirle. Prima di vederle nel dettaglio e smontare così un ulteriore caposaldo femminista, occorre però rendere chiaro un concetto base della scienza evoluzionista, che è la discordanza evolutiva. Immaginiamo un riccio che alla ricerca di cibo si avventuri di notte su una strada asfaltata. Dopo un po' un paio di fari accesi appare sullo sfondo e il riccio li percepisce come pericolo. Che cosa farà distinto? Quello che l'evoluzione e i geni lo obbligano a fare in caso di pericolo, si chiuderà e mostrerà i suoi aculei, che però saranno del tutto inutili, purtroppo, contro i pneumatici in arrivo. In altri termini, ogni volta che un riccio si imbatte in un pericolo sulla strada, la sua risposta di difesa non è allineata con l'ambiente. Questa è la discordanza evolutiva e non colpisce soltanto i ricci. Esattamente come loro, noi non ci siamo ancora adattati allo strano mondo che abbiamo creato per noi stessi nel giro di pochissimi secoli. È solo negli ultimi 10.000 anni che alcuni di noi hanno rinunciato allo stile di vita dei cacciatori e raccoglitori e hanno adottato l'agricoltura. Come dicono gli psicologi evoluzionisti, 10.000 anni sono un battito di ciglia in termini evolutivi. Inoltre l'agricoltura non era comune fino ad almeno 5.000 anni fa, quindi si tratta di un mezzo battito di ciglia. Da allora ci siamo evoluti, certo, ma non molto. Quindi cosa otteniamo prendendo un cacciatore e raccoglitore e trapiantandolo nel nostro mondo moderno? Quello che otteniamo più o meno siamo noi. Questo per dire che sebbene l'ambiente circostante sia cambiato con grande rapidità, in gran parte grazie all'esercizio dell'intelligenza umana, la nostra natura profonda è ancora quella di 10.000 anni fa. Ovvero non solo non siamo in armonia con il nostro ambiente attuale, ma ciò che costituisce la nostra natura ha radici antichissime e profondissime, così tanto che pensare di poterle modificare o recidere va oltre il ridicolo. Vediamo un paio di esempi per capire.
Problemi di salute tipicamente femminili e molto attuali come il tumore al seno, l'endometriosi o l'anemia derivano dal fatto che per gran parte della nostra storia evolutiva le donne hanno speso gran parte del loro tempo o in gravidanza o allattando. Le donne non hanno mestruazioni quando sono incinte e nemmeno ce l'hanno quando stanno allattando, almeno nelle condizioni socio-economiche da cacciatori-raccoglitori. Il risultato è che fino a poco tempo fa, in termini evolutivi, la gran parte delle donne aveva solo un centinaio di cicli mestruali in tutta la vita. Le cose oggi sono ben diverse. Le donne raggiungono la pubertà prima, hanno poche gravidanze e spendono una piccolissima parte della loro vita allattando i loro piccoli. Di conseguenza hanno molti più cicli mestruali delle loro antenate, fino a 400, un numero ben al di sopra della quantità per cui i loro apparati riproduttivi si sono evoluti, che li espone a un livello innaturalmente alto di ormoni ovarici e di fluttuazioni ormonali, che sono tra le maggiori cause delle patologie che abbiamo poc'anzi citato. Un altro esempio è nell'apprendimento infantile. I bambini non hanno bisogno di andare a scuola per imparare a camminare, parlare, riconoscere gli oggetti o gli amici, anche se svolgere questi compiti è molto più difficile che leggere, fare addizioni e ricordare le date in storia. Se è necessario che vadano a scuola per imparare la lingua scritta, l'aritmetica e le scienze, è perché questi saperi e capacità sono di origine troppo recente perché abbia potuto evolvere per essi un talento a livello di specie. Insomma, la nostra mente è adatta a un mondo che non esiste più, incline a malintesi correggibili soltanto con una dura educazione, che però in molti casi non può minimamente intaccare, perlomeno non nel qui e ora, il setting che abbiamo ereditato dai nostri antenati attraverso l'evoluzione. Altri esempi di setting inattaccabile sono ad esempio la repulsione sessuale verso i consanguinei, il cannibalismo, e per l'appunto l'insieme degli aspetti che differenziano nettamente maschi e femmine, donne e uomini, e che le scienze evolutive hanno identificato con molta precisione. Vediamoli nel complesso. In moltissime specie, compresa quella umana, maschi e femmine differiscono per dimensioni. Nella maggior parte le femmine sono le più grandi. Tra i ragni, per esempio, i maschi sono spesso microscopici rispetto alle femmine. Tra i grandi vertebrati, invece, la differenza nelle dimensioni è spesso invertita e i maschi sono più grossi. I gorilla maschi sono il doppio e gli elefanti marini maschi 3 o 4 volte più grandi delle femmine. Quanto alla specie umana, una differenza di dimensioni sussiste, ma è molto meno marcata di quanto si pensi, comparandola al resto del regno animale. Come abbiamo già visto, i maschi di molte specie hanno impulsi sessuali più forti rispetto alle femmine e una spiccata propensione per una più grande varietà di partner sessuali. Di contro, le femmine sono spesso molto più esigenti rispetto ai maschi nello scegliere i loro partner sessuali. I maschi hanno spesso più ornamenti delle femmine, sia che si tratti di ornamenti fisici che di particolarità come il canto, la danza, il far musica o arte. E questa è già una risposta completa e comprovata alla domanda perché ci sono più artisti uomini che donne. In molte specie i maschi pagano per il sesso, offrendo cibo, territorio in cui deporre le uova, protezione dai predatori, forti anche di un'aggressività di cui i maschi sono dotati più delle femmine. Per quella stessa aggressività, in molti casi i maschi combattono tra di loro per le femmine direttamente oppure indirettamente per le risorse, i territori o lo status necessari per attirarne l'interesse. Inoltre i maschi, assai più delle femmine, si dotano di uno spaventoso arsenale di armi, corna, zanne, corazze, simili. Parlando nello specifico della specie umana, gli uomini sono più portati a competere fra loro violentemente, a volte all'ultimo sangue, per piccoli e grandi obiettivi. Fra bambini, i maschi dedicano molto più tempo a esercitarsi al conflitto violento nella forma del giocare a fare la lotta, non a caso. Anche nella capacità di manipolare nella mente oggetti e spazi tridimensionali si riscontra una grande differenza a favore degli uomini. In molte specie, poi, compresa quella umana, le femmine si sviluppano più precocemente, un fenomeno noto come bimaturismo sessuale, e tendono a vivere più a lungo dei maschi. Nelle specie in cui i genitori si prendono cura della prole, sono soprattutto le femmine a interessarsene. Anche qui, ponendo lo sguardo sulla specie umana, si rileva che le donne provano le emozioni base, a parte forse l'ira, con maggiore intensità rispetto agli uomini. Hanno rapporti sociali più stretti, se ne preoccupano maggiormente e sono più empatiche con gli amici, anche se non con gli estranei. Mantengono di più il contatto con lo sguardo e sorridono e ridono molto più spesso. Mentre gli uomini tendono maggiormente a competere fra loro per lo status usando la violenza o il successo professionale, le donne ricorrono più facilmente alla denigrazione e altre forme di aggressione verbale.
Sono poi più attente agli strilli quotidiani dei loro bambini, ma tutti e due i sessi rispondono allo stesso modo a urla di angoscia e sono in generale più sollecite verso i figli. Questi sono alcuni tra i principali punti di arrivo della scienza evoluzionista sulle differenze tra uomini e donne. A molti paranno cose ovvie, eppure se provate a scriverle su un foglio e a metterle sotto il naso di una femminista, la vedrete reagire come un vampiro di fronte al crocefisso, a dispetto del fatto che si sprechino le prove della veridicità di quelle conclusioni. Eppure costoro continueranno caparbiamente a sostenere che la biologia non c'entra, che si tratta di differenze apprese, instillate nei cervelli degli individui fin dai primissimi giorni di età, addirittura con l'attribuzione alle culle dei colori rosa e azzurra a seconda del sesso. Il tutto con una terribile e dannosissima imposizione di stereotipi tossici, tali da dare conferma e ulteriore vita al tanto odiato patriarcato. Può esserci una prova definitiva del fatto che queste loro posizioni siano del tutto infondate? In realtà sì, e la scienza evoluzionistica l'ha trovata piuttosto facilmente. Se infatti quelle elencate sono differenze apprese, un esperimento conclusivo per separare la biologia dalla socializzazione dovrebbe poter prendere un neonato, sottoporlo a un'operazione di cambiamento del sesso e farlo allevare dai genitori e trattare dagli altri come una bambina. Se i generi, con tutte le loro differenze, sono una costruzione sociale, il piccolo dovrebbe crescere con la mente di una normale bambina. Se invece essi dipendono dall'impianto genetico frutto dell'evoluzione e dagli ormoni prenatali che ne conseguono, il piccolo dovrebbe sentirsi un maschio che viene impropriamente trattato come una femmina. In effetti, un esperimento del genere è stato compiuto non per curiosità scientifica, ma in seguito a malattie e incidenti. Uno studio ha preso in esame 25 bambini nati senza pene, un difetto congenito noto come estrofia cloacale, poi evirati e allevati come bambine. Nonostante questo, tutti giocavano a fare la lotta come i maschi e avevano comportamenti e interessi tipicamente maschili. Più della metà ha dichiarato spontaneamente di essere un maschio. Uno di loro lo ha affermato a soli 5 anni di età. A tutto questo si deve aggiungere l'esperimento più celebre, quello attuato dal sessuologo americano John Money, che negli anni 50 si trovò tra le mani un bimbo, Bruce Reimer, evirato a causa di una circoncisione realizzata in modo errato. Money colse l'occasione per mettere in pratica le sue teorie, in realtà fantasie folli e malate, probabilmente inquinate anche da non poche perversioni sessuali. Operò svariate volte il povero Bruce creandogli una vagina artificiale, d'accordo con i genitori che per anni lo crebbero come una femminuccia che chiamarono Brenda. Per tutti gli anni dell'infanzia videro la loro nuova figlia, imbottita di bloccanti della pubertà, rotolarsi nella polvere e fare la lotta con altri maschi increduli, giocare a football e annoiarsi mortalmente con i giocattoli da bambina che gli venivano comprati. Finché, giunto alle porte dell'adolescenza e al limite di sopportazione di una vita che non gli apparteneva, tanto da maturare pensieri suicidi, venne a conoscenza dei genitori di come fossero andate realmente le cose. Il dottor John Money venne immediatamente scaricato, Bruce, poi Brenda, riassunse un nome maschile, David, smise le sue terapie, fece diverse operazioni chirurgiche per la ricostruzione di un pene e arrivò pure a sposarsi, anche se ovviamente non fu un matrimonio particolarmente felice. Il trauma di tutta la vicenda colpì duro la famiglia Reimer, il fratello gemello Brian si suicidò e David stesso prese la stessa terribile decisione nel 2004. Nel frattempo, la causa di un tale disastro, lo psicopatico dottor John Money, non solo non fece un giorno di galera, né pagò un centesimo di danni alla famiglia Reimer, ma addirittura fu ed è ancora considerato un luminare della medicina negli Stati Uniti. Ecco dunque la prova, casomai ne servissero ancora, che non esistono margini per correggere qui e ora ciò che millenni di evoluzione hanno fissato nella specie, inclusa quella umana, come caratteri di base. Quando ci si prova, è molto probabile che si determinino disastri di vaste proporzioni. Tra questi caratteri di base ci sono le profonde differenze che distinguono gli unici due sessi esistenti in natura, una dualità che non viene messa in discussione quando anche se ne sminuzzi il concetto in genere, identità, espressione, attrazione o quando anche la percezione interiore a causa di qualche disfunzione o influenza culturale non corrisponda con ciò che la biologia ha definito durante la gestazione.
Coloro che ritengono quei margini ci siano sono utopisti anti o transumani, che apparecchiano con le loro idee strampalate una sovversione fallimentare e disastrosa di una natura umana in grado di mutare soltanto sul lungo, lunghissimo periodo e soltanto in determinate condizioni. Ciò significa che le differenze evolutive di uomini e donne debbano giustificare disparità di diritti o doveri? Naturalmente no. E tantomeno ovviamente sono giustificabili presunzioni di superiorità dell'uno nei confronti dell'altro genere. Anzi, la definizione e comprensione di quelle differenze dovrebbe contribuire semmai a mitigare le disparità, laddove quelle penalizzino gli uni o gli altri. La strada corretta è semmai quella di prendere atto degli esiti a cui ci ha portato l'evoluzione e quanto questi siano distanti dalla realtà ambientale in cui ci troviamo a vivere. Qualunque iniziativa culturale o sociale si impegni a ridurre questa distanza, non potrà che portare pace e benessere a uomini e donne.